via questo masso. Lo state accompagnando, vi sforzate e sudate, quasi siete stanchi. Dopo aver visto questa sala, vi notate una certa stanchezza. Tu che sei la vista da poco, eh? Da poco. Sì. Quindi lui si sta liberando, ma sta liberando non solo la testa, ma sta liberando la conoscenza, l'intelligenza. Sta cercando di acquisire se stesso, la coscienza di quello che è, perché la testa è il centro motore della conoscenza. E senza conoscenza, lo sappiamo tutti quanti, si vegeta. E qui viene in mente la frase di Dante: fatti non posta vivere come bruti, ma per seguire il principio della conoscenza. Vedete, ogni statua, ogni prigione fu scolpito da un angolo. Ne vediamo schiavo giovane, che si sta liberando la sua parte destra della faccia. Erano tutte statue destinate, vediamo in particolare lo schiavo giovane, vedete i vari strumenti che lui ha adoperato. Qui è arrivato alla pietra pomice, qui al bulino, qui al bulino più grosso e qui dello scalpello. Schiavo barbuto, ecco, qui c'è un altro, sta liberando la fine della testa e le mani, il resto è perfettamente libero, ma è sempre la testa, cioè la conoscenza quella che viene, che crea più fatica, perché voi sapete benissimo che uno che lavora di braccio, un contadino va a casa, si addormenta e si riposa. Beh, il lavoro mentale è quello che fa riposare molto di meno, anzi non ti fa dormire neppure. Bene, vedete, queste devono essere messe in una statua, in una tomba, in un contesto. Vediamone qualche altra, così poi continuiamo. Schiavo destri di testa. Devono stare nel contesto della tomba e quindi probabilmente non potevano stare da sole. Ma come vedete, ognuna di queste ha acquisito una sua individualità, cioè riesce a vivere da sola. Il particolare che era stato progettato per un assieme non sarebbe andato bene, ma da Michelangelo sì. Vi faccio vedere, vi argomento quello che sto dicendo. Prendiamo non l'ultimo arrivato, Raffaello, della scuola di Atene. Qui tutti i personaggi sono funzionali al significato dell'affresco, cioè a dire, mentre prima di questo affresco il pittore era uno scalpellino che usava le mani, dopo questo affresco il pittore era pari ai filosofi, cioè aveva la stessa dignità, tant'è vero che qui lui è rappresentato Bramante e Leonardo come Platone e Aristotele. E quindi tutti i personaggi sono funzionali all'idea dell'elevazione del pittore dallo stato di scalpellino allo stato di filosofo. Ma io adesso vi faccio vedere due particolari. Ecco, un particolare del genere non riuscirebbe a vivere da solo, non ha significato, ha solo significato nel contesto della scuola d'Atene, perché questo qui è Zarathustra, cioè Zoroastro, vissuto nel 500 avanti Cristo, che è quel filosofo o astronomo anche persiano. Questo qui è il suo autoritratto. Oppure un altro
Ecco, questa sta nella, nella sua catena. Ed è Ipazia, cioè una delle più grandi matematiche, donna matematica, che è vissuta nel 400 d.C., che fu scorticata viva dalla folla, alzata da qualcuno. Ora, soltanto questa non vi dice nulla, se non è messa nel contesto. Mentre invece questo dice già tutto, anche se è levato dal contesto. D'accordo? Scriveva sempre Michelangelo: non ha l'ottimo artista alcun concetto, un marmo solo in sé non circoscriva col suo coperchio, e solo a quella arriva la mano che ubbidisce all'intelletto. Cioè, dire devi avere già l'idea chiara per arrivare dove arrivare. E lui aveva capito che la sua tomba non sarebbe mai esistita. Allora, il suo intento è stato anche quello di fare in modo che queste statue potessero vivere da sole. Vedete, rimettiamo la tavola. Se guardate bene, vi sentite catturati, come dicevo, come accennavo poco fa, all'interno della pietra. E stando lì, questo è grosso, è alto, eh? È 2,77 m circa. E lo guardate dal basso e vi sentite attratti. State voi dentro, state, e state cercando di liberarvi. Una delle interpretazioni che è stata data a queste statue è quella anche di liberarsi della vita, del corpo, per poter assurgere alla dimensione di spirito, pure semplice. Perché lo scopo originario è quello di stare sulla tomba, e tutte quante sembrano dire: guardate, Dio esiste, ma non sei tu che guardi. Adesso vediamo l'unica statua finita del Mosè, che è il famoso, è l'unica statua finita della tomba, che è il famoso Mosè. Sta a sapere in vincolo, come tutti sanno, no? Questa è la tomba e questa è la tomba realizzata come adesso. Questa tomba doveva contenere, come dicevo, tutte quelle statue, e in cima doveva esserci Giulio II, che stava per uscire e andare verso l'alto. Ecco, questo è il viso di Giulio II. Ma Giulio II morì e non ebbe nel 13 e non ebbe il tempo di fare, perché fu un altro papa e ha dato altri incarichi, gli ha dato. Ma vediamo il Mosè. Cerchiamo di capire questo Mosè che significa diciamo. Teniamo aperta questa, poi vediamo. Qui dovrò farvi delle citazioni, perché è importante capire quello che è stato detto. Tutti i critici d'arte del mondo si sono interessati a questo Mosè. Tutti hanno detto qualcosa, ma vediamo a volo d'aquila quello che hanno detto e poi cerchiamo di analizzarlo noi insieme. Allora guardate, è senz'altro Mosè, no? Il legislatore degli ebrei, su questo non c'è sta dubbio, sembra chiara la figura, non c'è nessuno ne dubita.
Però guardate un po' che succede. Vi cito le persone, i critici e ciò che hanno detto. Grimm dice che la mano destra sotto il braccio quasi di tavola afferra la barba. Lubbock dice, profondamente scosso, e gli afferra con la destra la sua magnifica barba fluente. Springer, Mosè preme una mano a sinistra contro il corpo e infila l'altra quasi angosciamente tra i forti riccioli della barba. Giusti dice che le dita della mano destra stanno giocando con la barba come al giorno dopo uno gioca con la catena dell'orologio. Ve ne risparmio altri. Come vedete, non sono d'accordo neppure su quello che sta facendo questo qua a mano, i critici d'arte. Le divergenze stanno anche sul significato dei tratti della singola statua, per esempio, tratti del viso specialmente. Per Tode, il viso di Mosè c'è un misto di ira, di dolore e di disprezzo. Ira nelle sopracciglia contratte minacciose, dolore nello sguardo e disprezzo nel labbro inferiore, sporgente, con gli arti della bocca. Dupaty dice, l'angusta fronda sembra solo essere un velo trasparente che nasconde appena la sua grande mente. Lubbock addirittura dice, in mano si cercherebbe in quella testa un'espressione di intelligenza superiore. Vedete? Questi sono i grandi critici. Willam vede solo un'orgogliosa semplicità, una dignità ispirata, una fede vivente. Steinman non è più il terribile legislatore, non è più il terribile nemico del peccatore, ma il sacerdote maestoso. Anche il significato non è comune ai critici d'arte. Ve ne vedo due o tre. Sembra che Mosè sia rappresentato nel momento in cui si avvede l'adorazione del videlatore e balza in piedi, per poter scagliare tavole contro gli adoratori del velatore. Lubbock dice, è come se in questo momento il suo occhio lampeggiante percepisse il peccato dell'adorazione del videlo d'oro ed un potente movimento indico percorresse tutto il suo corpo. Grimm, la figura di Mosè è piena di maestosità, di una sicurezza, della sensazione che tutti i fiumi del cielo siano a sua disposizione, che sta scagliando contro quella marmaglia che adora il velo d'oro. E così vi insegue. Bene, noi cercheremo di seguire un'analisi dovuta a un medico italiano, Morelli, alla fine del secolo dell'Ottocento, il quale sosteneva che se vogliamo analizzare un'opera bisogna guardare i particolari, perché chi copia una grande opera d'arte non va dai particolari, quindi alla forma delle unghie, del naso, delle orecchie, del collo, ricciolo. Il particolare è la firma dell'autore, del grande autore. Ora, guardiamo dei disegni. Ecco qui. Guardiamo questo qui. Il primo, numero uno. Mosè che sta scendendo. Le tavole pesano, guardate che addirittura hanno un dentino, vedete? Dove? Per non farle scivolare. Vedete, sto braccio si sta riposando. A un certo punto sente un rumore, grosso rumore, e si gira a sinistra. Questo come facciamo ad evincerlo? Basta guardare, torniamo a quella di prima, le dita della mano. Ecco, realizziamo le dita della sua mano destra. Guardate bene. Il pollice è nascosto sotto la barba. Non sappiamo quello che fa. L'indice è in contatto con la barba. Il destro e le altre dita sono piegate, vedete? Così. La mano sinistra sta sul ventre, ma la barba è molto indicativa. Vedete, i riccioli della sua destra vengono giù liberi, mentre i riccioli della sua sinistra vengono portati, tirati indietro dalla mano, cioè si accavallano e formano un nodo al centro, vedete?
da sinistra vanno verso destra. Quindi c'è una linea mediana non toccata, è soltanto la sinistra che sta cavata a destra. Tenete presente bene questo, che è molto importante. Sembra che le altre dita, eccetto l'indice, si siano ritirate dalla barba. Allora possiamo accennare a una prima ipotesi. Fermo, sta riposando, sente il rumore, si gira a destra, guarda, sta vedendo quelli che adorano il bello d'oro, il vitello d'oro. Allora l'ira lo prende, s'afferra la barba, con rabbia s'afferra la barba. Per poter, tanto è vero che la gamba sinistra è piegata indietro, vediamo quella normale, la gamba sinistra è piegata indietro, vedete, è poggiata soltanto le punta ed è l'atteggiamento di uno che sta alzando. Ma in questo momento, mentre lui ha la barba mano e guarda, le tavole scivolano da sotto al braccio, comincia a scivolare e potrebbero cadere e rompersi. Allora lui, guardando ancora lì, tira indietro il braccio, ma si fa male la barba perché c'è l'aria stretta, e quando c'è un dolore fisico personale si scarica molta rabbia, lascia la barba, almeno con tre dita la lascia, solo l'indice, porta indietro le ciocche per reggere le tavole sotto la barba. Le tavole poi le appoggia piano piano, ecco qui la numero 3. Non sono cadute soltanto perché lui le ha dirette e le ha appoggiate sul masso che sta sotto. E quindi va dalle tavole. E il dito continua a portarsi dietro le ciocche. Vedete questi particolari? Fissateli un attimo. Quindi c'è stato un movimento retrocedente della mano che serviva proprio per non far cadere le tavole. Cosa possiamo capire? Che questo non si sta alzando per scatenare l'ira, ma si sta calmando. È il momento in cui l'ira è già smollita, si sta calmando. Mentre inizialmente, quando sentì un rumore, la mano sinistra stava verso la folla, poi torna sul ventre, perché allora si pensava che le emozioni stessero sul ventre, nel ventre, e le calma con la mano sinistra. Quindi è tutto l'atteggiamento di una persona che non sta saltando, ma si sta calmando. C'è bisogno di fantasia, perché interpreta tutto. E vabbè, se analizzi bene il tutto, ti accorgi che... Che cosa lo riporta? Due fatti. Riporta lì a farcelo vedere. Uno, la barba che gli fa male. Secondo, le tavole che stavano rompendo. Questi sono i due argomenti che ci fanno propendere per questo. E poi l'analisi delle dita della mano nella barba. D'altra parte, teniamo presente che questa era una figura che andava su, sulla tomba. E Michelangelo non poteva pensare di mettere su una tomba una persona furiosa, furente. Quindi, ecco, questa è una interpretazione che è venuta fuori analizzando i particolari. Si
Si potrebbe obiettare, ma forse questi particolari non erano essenziali, forse non erano voluti. Ma guardate che nelle opere d'arte dei grandi artisti nulla è casuale, nel modo più assoluto. Ogni cosa è analizzata, studiata e realizzata secondo quell'idea precisa. E ricordiamoci che Michelangelo è arrivato al limite del spendibile. Oltre a quello non ci è arrivato nessuno. Chiudiamo questo capitolo del museo. Questo è Michelangelo che sta dipingendo, che sta scolpendo, cioè. E andiamo a un altro grande capitolo della scultura di Michelangelo, alla Sacrestia Nuova, cioè le tombe dei Medici. Ecco. La tomba dei Medici, vediamo l'altra parte. Ecco, vediamola assieme. Lui qui ha voluto onorare Giuliano dei Medici e Lorenzo dei Medici. Il tema della cappella è il tempo che consuma tutto, il tempo che passa e consuma tutto. Adesso li vediamo una per una. Cominciamo con Giuliano dei Medici. Giuliano dei Medici è stato rappresentato con uno scettro in mano, era il principio dell'azione, l'uomo d'azione, al contrario di Lorenzo che era l'uomo del pensiero. E sottotitolo la notte e l'alba, giorno. Notte e giorno l'alba, la notte la donna e l'altro il giorno. Qui Giuliano Duca di Nemours. Ha creato queste allegorie del tempo. Anzitutto entrambi sono vestiti da condottieri romani, non da militare del 1500.